Grazie, io mi scuso per l'accelerazione dei tempi, purtroppo devo essere brevissimo perché. Eh, il problema è questo: voi avete visto in questi giorni che eh, noi, leggendo i giornali, abbiamo dovuto rettificare la proposta di legge di stabilità presentata a fronte di un uh, confronto con l'Europa. Eh, chiaramente la procedura prevede che uh, Camera e Senato rivotino uh, una modifica della nota di variazione al documento di economia e finanze. In questo momento in corso al Senato il voto e poi ci sarà la Camera a mezzogiorno, quindi dobbiamo partecipare a questo a questo voto e alla, alla fine della discussione. Però ci tenevo a venire a fare un saluto perché un, tutto per un impegno preso e poi per un uh, rapporto che si è instaurato devo dire serio con uh, la vostra associazione di, di categorie poi toccherò anche uh, gli aspetti specifici uh, fatemi dire due uh, brevissime uh, battute su, sui temi un po' più complessivi uh, il primo sulla legge di stabilità io non ho sentito purtroppo l'intervento del uh, Presidente Sangalli eh, che avrei voluto sentire, poi comunque lo sento ogni tanto, quindi eh, conosco le, la, la sua posizione. Devo dire che sulla legge di stabilità eh, è stata fatta una legge di stabilità che eh, nell'ambito di un quadro eh, definito che è un quadro che avete visto abbiamo dovuto modificare a fronte di impegni presi in precedenza con l'Europa e che sono impegni che prevedono una nostra posizione di rientro eh, dalla, um, da, da, dal debito e dal, dal deficit eh, annuale, è una legge di stabilità che in questo quadro, che è un quadro molto difficile perché come tutti sapete eh, nel rapporto deficit-PIL eh, una cosa è calcolare il deficit con un PIL che cresce, una cosa è calcolare un deficit con un PIL che rimane pari o cresce di qualche eh, decimali. Quindi, in un quadro molto difficile è stata fatta una legge di stabilità che, di stabilità che cerca di dare eh, stimolo alle, alle imprese, a ciò che veramente può far ripartire il, il mercato nel nostro, nel nostro Paese. Noi abbiamo due eh, grandi difficoltà in questo momento. Uno, sulla domanda interna, eh, c'è una situazione eh, comunque di eh, pessimismo presente nel Paese, specialmente eh, da parte di tutti i consumatori, e i consumi si sono ridotti. Inutile spiegarlo a voi, lo conoscete. achei melhor de I consumi interni si sono ridotti per tutta una serie di, di ragioni. Fra l'altro si sono ridotti anche eh, spesso in presenza di un aumento eh, dei depositi bancari, cioè dovuto a, a una tipica operazione di eh, crisi psicologica e crisi di, di fiducia che hanno eh, gli italiani su, sul futuro, che quindi preferiscono risparmiare e preferiscono tenersi questi soldi dicendo non so cosa mi aspetta e quindi mi tengo questi soldi. Questa è una situazione complessa per l'economia perché una crisi eh, di consumi così forte è una crisi che porta a eh, una, una situazione di recessione che c'è stata eh, nell'anno scorso, che c'è stata quest'anno, che noi speriamo che finisca e che l'anno prossimo possa ripartire un po' di ripresa. Siamo abbastanza convinti che questo possa ripartire. In questo quadro ehm, abbiamo cercato di intervenire con le risorse disponibili, eh, fondamentalmente con una serie di interventi che vanno eh, in riduzione. Ehm, della, della pressione fiscale cercando di rendere il nostro paese più eh, competitivo. La riduzione dell'IRAP è chiaramente qualsiasi riduzione di tasse non è mai sufficiente io eh, rispondo a Daniele oggi noi vorremmo abbassarle ancora di più. È una riduzione eh, eliminando cioè, il, il costo del lavoro eh, sull'IRAP quindi eliminando un'anomalia di questa tassa che sarebbe una tassa totalmente ingiusta che tassa il, il costo del lavoro. È l'unica tassa che, in cui si tassa un costo e specialmente un costo che è il costo del lavoro che è un costo che fa funzionare le aziende, quindi abbiamo cercato di intervenire lì per ridurre questa anomalia ed è una riduzione consistente questa volta eh, su eh, questa riduzione lì. Noi riteniamo che sia eh, una riduzione utile e forte, chiaramente è una riduzione che favorisce le imprese che hanno tanti dipendenti, che avevano più costi e che, e che eh, invece eh, non, non, non è così favorevole per le imprese che hanno meno dipendenti. Io penso che eh, questa manovra Unita al fatto che eh, nella legge di stabilità è stata messa eh, una eh, revisione e un ampliamento del regime dei minimi, che, che sapete eh, era un regime di eh, semplificazione di tassazione agevolata eh, per imprese con eh, dei fatturati molto eh, bassi, eh, che viene ampliato e eh, vi, alla fine favorisce eh, da circa eh, 250.000 eh, partite IVA a 800-900.000 partite IVA. Dicevo, queste due eh, azioni, che sono un'azione sulle diciamo, sulle piccolissime partite IVA, sulle piccole partite IVA e un'azione su eh, eh, il costo del lavoro sulle imprese. Deve essere, e io spero che durante la discussione della legge di stabilità eh, si possa riuscire a eh, diciamo, sviluppare anche questo, questo argomento con un'azione per eh, alcune imprese che stanno nel mezzo che sono imprese che non stanno diciamo, nel regime dei minimi, cioè non stanno a fatturati molto bassi e che nello stesso tempo non possono avere un grande vantaggio dall'operazione fatta sull'Ira. Questa è una cosa che si cercherà, vedremo di farla in sede parlamentare, per perché è sicuramente una cosa che serve ed è una cosa che è utile. La Dicevo, la legge stabilità contiene un'altra norma che visto che voi l'avete evidenziato nelle nostre, nelle nostre considerazioni, che è quella della eh, decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, noi riteniamo che. Eh, sia eh, fondamentale cercare di favorire le imprese che eh, assumono, che, che diano lavoro in questi giorni, in queste situazioni di, di crisi per il nostro Paese. È un'operazione che eh, speriamo possa avere successo, eh, riteniamo che possa avere successo eh, in un'economia che eh, sta con situazioni con percentuali molto basse ripartendo però sta un po' ripartendo e speriamo che queste manovre possano favorire la ripresa in un quadro complessivo io penso che ne avete parlato di situazione economica italiana ma anche europea che capite che non è sicuramente favorevole. I dati di crescita del nostro paese rapportati con gli altri paesi, anche degli altri paesi dimostrano che l'Europa sicuramente sta crescendo molto lentamente potremmo aprire una discussione sulle scelte di politica economica europea visto che Daniele ha fatto eh, una, una citazione sul fatto che dice bisogna fare di più penso che è uno dei temi di discussione, non abbiamo il tempo in questo momento per farlo, ma quello sicuramente è uno eh, dei, dei problemi, dei temi che dovrà essere affrontato. Una seconda considerazione sulla delega. Allora, la delega fiscale... Eh, Bisogna portarla avanti, stiamo cercando di portarla avanti. Adesso porteremo anche sicuramente altri eh, decreti nelle, mh, nelle, prossime, nelle prossime settimane. Si basava su tre, su, diciamo su quattro punti di forza. Il sistema fiscale deve essere semplice. Cioè noi, eh, diciamo, il nostro sistema fiscale è un sistema fiscale arretrato, un, un sistema fiscale non competitivo con gli altri Paesi. Dobbiamo cercare di eh, aggiornarlo. La deve fiscale si basava su quattro dicevo, punti di, di forza. Uno, la semplicità. Il sistema fiscale nostro è molto complesso, troppo complesso, ed è un sistema fiscale che spesso porta a pagare oneri burocratici e amministrativi tante volte maggiori delle stesse tasse che un piccolo imprenditore paga. E quello è il primo punto di intervento su cui assolutamente dobbiamo eh, intervenire. Per l'imprenditore, i soldi che paga, per il commercialista e per la burocrazia, sono, gli, sono diciamo, su pari livello di quelli che paga di tasse. Quindi, spesso abbiamo eh, tasse che sono dicevo, eh, ampliate. Cioè, il sistema fiscale porta a una tassazione indiretta, diciamo, che è super, nettamente superiore a quella eh, pagata direttamente. Quello è il primo tema su cui dobbiamo intervenire. e Abbiamo iniziato ad intervenire, dobbiamo cercarlo eh, di farlo unendo semplificazione a certezza. Il secondo tema è certezza. In questo Paese spesso non si sa se uno eh, le passe le ha pagate giuste o non le ha pagate giuste e anche chi vuole pagare le tasse è sempre incerto di poter subire un accertamento. Ecco, su questo semplificazione e certezza sono due capisaldi di questa delega e devono essere portate avanti e cerchiamo di portarla avanti. Daniele diceva la consultazione preventiva. Può essere e sarà una strada da portare avanti, l'altra strada è dare veramente anche nella definizione delle norme, questa cosa si può fare e questa cosa non si può fare, cercando di stabilire che esiste l'evasione fatta da frode e quella è un'evasione vera, cioè uno che fa una fattura falsa sa di sapere che sta facendo una fattura falsa e quella è evasione. Ci sono altri, altre, altre cose che invece sono sul limite dell'incertezza e su questo bisogna definirla nel modo più preciso possibile, perché l'imprenditore che fa un investimento deve sapere se questa cosa può farla o non può farla. Quindi consultazione preventiva in termini inglesi si chiama cooperative compliance, e comunque consultazione preventiva e maggior certezza nella norma. Terzo tema di scommessa della fiscale: riduzione della pressione fiscale. E su questo è eh, necessario eh, intervenire, proseguendo un percorso che in parte si è avviato, ma nello stesso tempo andando a implementarlo, ad esempio, col, eh, lo citava prima il Presidente Capezzole, il discorso della tax spendito. In Italia ci sono tantissime agevolazioni fiscali, che sono agevolazioni fiscali che portano un costo, che non hanno un grande ritorno. E che non dicevo, un grande ritorno e che spesso eh, non permettono invece di ridurre la pressione fiscale. Su questo deve essere fatto sicuramente un ragionamento ampio e su questo si deve intervenire. Voi sapete che sono piccole cifre, però vengono ridotte: cioè, esistono le detrazioni per le spese della palestra, esistono le detrazioni per le spese eh, del veterinario, esistono eh, detrazioni per tutta una marea di spese. Che in realtà non danno un grande beneficio complessivo al sistema. Come esistono contributi a pioggia dati alle imprese, eh, cercare di intervenire per eliminare una parte di queste detrazioni e una parte di questi contributi e di pari livello destinare questi fondi per la riduzione delle tasse, sicuramente dà maggior chiarezza, maggior certezza al sistema e maggior forza alle imprese che vogliono competere nel sistema stesso. Gli imprenditori ci dicono: eh, dateci la possibilità di competere a parità di regole. E a parità di regole e a parità di interventi chi è più bravo va avanti e guadagna, questo sta alla base di fare impresa, chi è meno bravo non deve avere sussidi, aiuti di Stato per cercare di mantenerlo in vita quando invece non riesce ad andare avanti come impresa normale. Su questo sistema, su questi elementi si basa un'altra parte della delega fiscale ed è un'altra parte, un principio liberale, diceva prima il Presidente Capezzone, che noi vogliamo portare avanti e che dobbiamo portare avanti. È sicuramente complesso in questo Paese, però è uno dei temi che assolutamente non vogliamo perdere. Ultimo tema e si attacca poi al vostro discorso, quello della tecnologia. Eh, noi eh, dobbiamo assolutamente eh, legiferare e ipotizzare un paese del futuro con, eh, il, sapendo qual è la situazione dell'evoluzione tecnologica eh, del paese stesso. Allora, il fatto di, eh, di far diventare il fisco sempre più un fisco digitale porta a un vantaggio sia per il fisco stesso, perché sicuramente ha un controllo eh, più semplice, più facile e meno invasivo nelle stesse imprese, ma ha anche un vantaggio per il contribuente, perché torna al discorso di partenza, molte di queste evoluzioni del fisco digitale permette all'impresa stessa di avere meno oneri, meno, meno oneri amministrativi e meno oneri burocratici. E riprendo la vostra proposta, la vostra proposta sta esattamente nello spirito che noi ci siamo dati sull'evoluzione del fisco digitale, dicendo se esistono degli strumenti tecnologici per far sì che si possano risolvere una serie di problemi e possano alleggerire le imprese di una serie di costi che in questo momento esistono, eh, noi ci dobbiamo stare. Io ritengo che la sfida del credito d'imposta su queste spese possa essere una sfida che venga accettata e quindi dovremo discuterla a vederla, perché è anche giusto che siccome si sta facendo una cosa positiva per lo Stato e anche per le imprese, ci possa essere dato un credito d'imposta su queste spese che poi non sono spese elevatissime, sono comunque spese che però dal punto di vista eh, di correttezza è giusto che ci possa essere un credito d'imposta, ma sicuramente eh, inserire il livello più alto di tecnologia che voi sapete si sta evolvendo indipendentemente dalla nostra attività legislativa e da quello che noi pensiamo possa andare avanti il Paese, può fare un, fazzo, un salto avanti a questo sistema e eh, diciamo, al Paese stesso. È uno dei, dei, dei must della delega fiscale, eh, noi riteniamo che, adesso stiamo parlando di questo piccolo intervento, la cosa possa essere invece ampliata e inserita complessivamente nel sistema stesso. Vi parlo ad esempio della fatturazione elettronica, in questo momento la fatturazione elettronica è stata fatta eh, nei rapporti fra eh, l'impresa e la pubblica amministrazione e eh... Quando verrà implementata e diventerà effettiva, finalmente eh, si potrà sapere effettivamente qual è l'effettivo debito che ha la pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Esiste la necessità di avere eh, giorno dopo giorno quali sono le fatture che, che vengono fatte e come è la situazione stessa. Il passaggio della fatturazione elettronica fra privati potrebbe sicuramente permettere di avere, dicevo. Meno controlli alle imprese stesse e un controllo complessivo al sistema, eliminando ad esempio il fenomeno delle fatture false che è uno dei fenomeni che ancora pesantemente colpisce la nostra economia, altera la nostra economia, altera la concorrenza della nostra economia e porta a un'evasione forte, eh, ad esempio legata al sistema dell'IVA. Dell Nell'ambito di questo eh, nel frattempo, eh, nella legge finanziaria, voi avete visto che ci sono risorse eh, legate alla lotta all'evasione che sono fondamentalmente legate a un'introduzione un in alcuni settori della reverse charge, cioè dell'inversione dell'onere di pagamento dell'IVA che viene fatta in quel caso da chi compra e non da chi vende. Alcuni settori in cui eh, spesso eh, chi compra è... Eh, abbastanza grosso e paga l'IVA e chi vende spesso invece è uh, un settore in cui l'IVA si, si disperde l'inversione dell'onere della l'inversione dell'onere del pagamento che porta dei Danni finanziari, diciamo, a quel settore lì, e lo sappiamo benissimo, perché porta minor liquidità in quel settore lì, però permette di superare eh, un sistema di evasione che in alcuni settori è eh, molto forte ed è inserito in modo specifico qua dentro, tant'è vero che è stato accettato dalla, dalla Commissione europea che se no non accetta eh, un'imputazione un lotta all'evasione TOT. Eh, vuole dello specifico, in questo caso è stato specificato. Non tocca, questo dicevo, il vostro settore, torno invece a, e concludo eh, su questo discorso. Io penso che possa, si possa veramente proseguire questa, questa opera e mi complimento per la proposta fatta. Eh, sta, dicevo, eh, nella logica di, ehm, in cui cerchiamo e tentiamo eh, di andare: e della logica di cercare di semplificare al più possibile all'imprenditore che deve fare impresa la propria attività. Quindi cercando di semplificarla e cercando di far sì di creare però eh, delle regole che eh, fondamentalmente non portino ad alterazione, eh, oltre al mancato pagamento di imposte, anche ad alterazione all'interno eh, dei settori di concorrenza dovuta a settori che, sono più, eh, diciamo che creano più evasione di altri settori. Io vi ringrazio, mi scuso ancora per i tempi, ma abbiamo questo voto in Parlamento. Grazie. Grazie, ringraziamo il Vice Ministro. Allora, so che in qualche modo c'era una deadline condivisa tra il Presidente Sangalli, il Presidente Capizzone e il Vice Ministro che erano le 11.30, sono le 11.25, quindi siamo stati anche nei tempi. Grazie ancora a tutti voi, grazie Presidente, noi ci vediamo in casa come si suol dire. Eh, bene, beh, eh, credo sia doveroso dire a voi che il fatto che tornino ai loro impegni sia il presidente Sangalli che in particolare i rappresentanti istituzionali, eh, non significa, come avete visto, che non abbiano già nelle loro mani eh, tutta la, la, la proposta dell'associazione e la posizione di Confida, che come avete visto, magari 4 voti su 40, non è così poi perché eh, la, 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 la proposta di Confida chiaramente... Viene veicolata non soltanto in un'area politica, ma viene veicolata in tutto l'arco parlamentare, ci mancherebbe solo. È accolta e condivisa, e va esattamente nella direzione che è stata detto. Noi sostanzialmente fissiamo due punti: certezza della norma e praticabilità della norma. Basta, quindi abbiamo bisogno di una norma certa e che sia praticabile da parte delle imprese. La proposta di confida va in questa direzione, poi ben la illustrerà eh, il, il dottor Tartaro. Adesso però la parola a, no, come no, eh, ci prova, direttore dell'ufficio studi Mariano Balla, che in realtà è uno sciamano perché gli unici numeri che tornano in Italia quando vengono... Fatte le previsioni sono quelle di confcommercio. Mariano eh, abbiamo bisogno del quadro che solo tu ci puoi dare. Grazie. No, non lo mettere, non lo mettere. Vabbè, io non <coughs> ho fatto segno, potevo pure <coughs> rinunciare alla mia, alla mia presentazione, ma mi sembra che fino adesso è andato tutto liscio, quindi. Di infliggervi ora i numeri eccetera eccetera, vi avrei evitato, però <coughs> sembra che non si possa evitare, quindi vi tocchi. Comunque vado, vado rapidamente. <coughs> uh, abbiamo sentito tantissime cose, devo dire che eh, quando i politici sono, sono di qualità onestamente eh, è molto meglio, molto meglio per tutti. Abbiamo sentito tante cose gradevoli, però eh, diciamo che se, se, se stiamo più attenti eh, forse è meglio. Siccome voi siete imprenditori, diciamo, anche per evitare sorprese eh, come, come è capitato in passato, eh, è bene fare un'analisi un po' più precisa. Eh, qui vedete il problema della recessione mondiale, gli indici del, di prodotto lordo. Qui c'è solo una cosa da dire in sostanza. La crisi non è uguale per tutti, um, è vero che oggi si legge spesso sui giornali che anche la Germania ha dei problemi, ma io sinceramente preferirei avere i problemi dei tedeschi piuttosto che quelli, che quelli nostri. Um, perché ora abbiamo scoperto che um, dobbiamo dire ai tedeschi guardate dovete cambiare politica perché quest'anno crescete solo dell'1,2%. E non del 2 come pensavate. <ride> e l'anno prossimo, eh, poveretti, riducono le previsioni dall'1.8 all'1.3. E sulla base di questo ragionamento, loro dovrebbero dire: Sì, eh, effettivamente avete ragione. Spiegateci voi italiani come fare. A, a, a fare meno 12% nel giro di sette anni e di perdere 20 punti di bil pro capite rispetto ai tedeschi. Queste, questi non sono numeri a casaccio, sono numeri ufficiali che hanno a che fare con le nostre vite. Vuol dire questo, prendi un operaio eh, nel 2007 in Italia e in Germania oggi eh, quello, eh, quello italiano ha il 20% di salari in meno, prendi un imprenditore ha mediamente il 20% di profitti in meno e così via. Non è, 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 è macroeconomia ma è anche vita quotidiana. Ma lasciamo perdere queste cose che poi, poi gliele spieghiamo ai tedeschi, magari prima o poi le capiscono. Ehm, co, visto che siamo noi fortemente in recessione, cosa sarà mai capitato alla pressione fiscale? La pressione fiscale è importante non soltanto dal punto di vista macroeconomico, ma perché ha a che fare con le nostre vite, in quanto traduce la produzione in reddito disponibile ed eventualmente in consumi. A livello planetario la pressione fiscale sostanzialmente scende dal 2000, con qualche, piccolo, con qualche piccola interruzione, dappertutto. In Italia sale. Vabbè, sì, in Giappone effettivamente passa dal 27 al 30%. Eh, ogni tanto anche qui devo dire perché ormai visto che mi fai parlare di queste cose dico ogni tanto sento eh, tipo cose, ehm, cose visto. hai visto il giappone accidenti eh, anche, anche loro hanno dei problemi perché eccetera eccetera hai visto che in giappone hanno aumentato l'iva dal 5 all'8% noi, noi vogliamo arrivare al 25% e per giustificare questa, questo boom di pressione fiscale, diciamo. però, cavolo, dobbiamo prendere esempio dal Giappone che ha aumentato l'IVA. Dal 5 all'8, loro sono passati dal 27 al 30. Noi siamo intorno al 45, abbiamo 5 punti di differenza rispetto alla Germania. Questo, secondo me, è un gap importante. Non è soltanto il problema del mercato del lavoro, dei mini-job, che noi dobbiamo fare le cose, o la burocrazia, o i lender, o la distribuzione eh, dei sistemi fiscali. Diciamo che abbiamo, che abbiamo questo, questo problema mh, di gap. Eh, e tra l'altro questo ha a che fare ancora una volta con le nostre vite di imprenditori, perché molto spesso si dice... Siete troppi, siete troppo piccoli, siete troppi e non siete competitivi. Scusate, una volta nella vita mi piacerebbe ridurre i gap, per esempio con le imprese tedesche, i gap di contesto giustizia amministrativa, giustizia civile, 5 punti di pressione fiscale e poi vediamo se le nostre imprese sono competitive. Quindi, equalizziamo, facciamo una gara a armi pari, tipo riduciamo di 5 punti percentuali tutte le aliquote di tutti gli scaglioni di tutte le imposte, ci riportiamo ai livelli di pressione fiscale della Germania e vediamo come i nostri imprenditori sanno essere più o meno produttivi dei tedeschi. Una battuta su un tema. Che mi interessa molto: che è il tema del mezzogiorno è scomparso, si suole dire ora dai radar, nel senso non se ne parla più. Io ve lo ricordo può essere, può essere importante. Fino al 2009 i gap sud, centro-nord erano ampi ma rimanevano costanti. Dal 2009 la crisi mondiale ha enfatizzato le debolezze strutturali del mezzogiorno. Perché il mezzogiorno è importante? Perché siccome noi i conti, fino adesso, li facciamo sulla base del, dell'Italia. Cioè il debito PIL, il deficit PIL, molto cinicamente fatto considerando l'Italia un tutt'uno. Dobbiamo preoccuparci anche del mezzogiorno, perché se un'area che vale il 35% della popolazione, il 25% di PIL e consumi non cresce, anzi scende anche quando il resto del paese sperimenta una piccola ripresa, vuol dire che per arrivare ai tassi di crescita dei poveri amici tedeschi del 1,3 e 3, del 1,2 vuol dire che la Lombardia deve fare il boom. È una questione meccanica. Se non ci occupiamo di questo problema, ne avremo degli altri. Non mi dilungo sui numeri perché sono tristemente evidenti. Un altro tema che ha a che fare con le nostre vite, soprattutto di consumatori, è il fatto che il mercato dei consumi e dei redditi non è tutto uguale. Noi abbiamo un, gruppo, un raggruppamento forte che è passato dal 32 al 40% di spese obbligate e che sono molto legate per esempio alle bollette, all'acqua, all'energia, al gas, agli affitti. Sono diciamo, quelle cose che hanno molto a che fare con i piccoli monopoli locali, che hanno a che fare con le partecipate, quindi vedete tutto si chiude. Ecco, queste quote... La quota di queste spese, che sono fuori dalla nostra libertà quotidiana, è cresciuta moltissimo ed è cresciuta moltissimo perché i prezzi offerti in questo regime di monopolio, penso ai, ai rifiuti urbani o all'acqua, sono più che raddoppiati nel corso degli ultimi vent'anni e passa. Mentre i consumi quelli su cui, commercializzabili, quelli su cui si sceglie, tra cui eh, appunto, la distribuzione di bevande e di alimenti in qualsiasi forma. Sono cresciuti della metà, quelli sono passati dal 100 al 120 e i, i prezzi eh, dei, dei consumi commercializzabili sono passati da 100 a 160, che vuol dire che ogni anno le spese obbligate costano, hanno un'inflazione che doppia rispetto al resto. Cosa vuol dire questo? Che nel corso del tempo migrano risorse attraverso le nostre tasche dai settori che producono in regimi concorrenziali a settori che producono i regimi protetti se non smontiamo questa cosa non andiamo da nessuna parte allora per vedere che cosa vuol dire veramente ho preso il reddito disponibile il reddito disponibile a prezzi costanti ci tolgo il valore delle spese obbligate in tutti questi anni e vedo che cosa rimane mediamente a un italiano in termini di possibilità di risparmio di consumo libero e qui vedete che nel corso del tempo se nel 2007, se, ecco, nel, nel 92 avevamo a prezzi costanti 14.000 euro a testa da decidere se risparmiare o consumare liberamente, ora siamo scesi a 10,9. Nel 2007 ne avevamo 13,2, il che vuol dire che durante la crisi abbiamo perso il 17,4%. Questo è un dato che supera di molto il problema del prodotto interno lordo pro capite, è un, perché è un dato che ha a che fare molto di più con la realtà quotidiana ed è un dato che testimonia meglio di altri il senso di delusione e talvolta di depressione, non degli imprenditori spero, ma certamente di molti cittadini. Ed è in questo quadro non proprio brillante che arriva la legge di stabilità sulla quale... Sarò breve perché, diciamo, visto che i politici se ne sono andati, eh, possiamo dire di tutto, ma non, sarebbe, ma non sarebbe elegante. Però qualche battuta va fatta. Tanto per cominciare, resta una legge eccezionalmente complicata nei modi e nelle tecniche di redazione e di esposizione. Ed è una cosa abbastanza seria. Perché tutti parliamo di legge di stabilità, però, io vorrei capire tra voi e i politici. Chi l'ha letta veramente, lo sapete quante pagine sono? Buttate 540, più la relazione tecnica perché la relazione tecnica ci vuole nel senso che se tu leggi la legge, lo, nessuno lo capisce che c'è scritto. Quindi ci vuole la relazione illustrativa, è così, è così. Ci vuole la relazione illustrativa. Che però, questa volta, dopo che ho capito la metafora del gettone e dell'iPhone. No? Mi aspettavo che le tabelle, cioè quelle dove ci sono i numeri, fossero state messe in Excel, niente da fare, non solo non le hanno messe in Excel, ma le hanno messe in un PDF piccolissimo. Tant'è che con i colleghi abbiamo dovuto fare la fotocopia in A3 perché non si, le non si legge a occhio umano, a occhio nudo non lo leggi quello che c'è scritto. Quindi quando noi diciamo che la legge di stabilità impatta sulle nostre vite per i, per i provvedimenti che contiene, sappiate che impatta pure sulle vite di quelli che sono pagati per leggersela ed è una cosa devastante. È un periodo veramente in cui eh, si, si rischia di impazzire. Va bene, mh, non, non si può leggere, eccetera, però vabbè, diciamo che in qualche modo ce la facciamo. Nel merito, buona qualità, poca quantità. Ora, alla fine, questa legge di stabilità è una legge che muove 6 miliardi di euro, questo meno 5,9 che sono in deficit. No, sono. Maggiori risorse che dovrebbero essere date al sistema e, e, e vengono date in deficit. La qualità è buona perché, onestamente, imporre un po' di tagli, che ehm, non si sa poi che, che fine faranno, ma diciamo, imporre un po' di tagli anche ai ministeri, eccetera, è una cosa che, eh, che piace. E, e quindi mh, non è vero che, se, se non è molto espansivo dal punto di vista quantitativo, non ha effetti, cambiare la qualità è anche una cosa. Importante. Certo la quantità conta 6 miliardi, que di questi 6 miliardi si tratta e non si va oltre. Ehm, e La cosa più brutta però è che siccome questo accennava Sangali, siccome manca uno stretto coordinamento tra livelli di imposizione fiscale nel nostro Paese, non possiamo essere sicuri che ex post i maggiori tagli. Efficienti non si traducano in maggiori imposte a livello, a livello locale. E poi è una manovra, onestamente, zeppa di clausole di salvaguardia. È una cosa, una cosa abbastanza nuova rispetto diciamo, al passato remoto. Ora, negli ultimi anni, eh, sostanzialmente, si va avanti con le, con le clausole di salvaguardia. È come fare un tema dove tu sogni delle cose meravigliose, se va a puttane questo però ci sono le, le, le clausole di salvaguardia. E sono così importanti queste clausole di salvaguardia che uno il tema principale rischia di trascurarlo. Mi guardo, alle cose che, che, guardo direttamente alle cose che contano. Ed è un problema molto serio per noi. Ed è un problema molto serio. Però bisogna dire che classificando e riclassificando un po' di reddito disponibile in più alle famiglie ci potrebbe essere mettendoci qui dentro un po' di tutto. Ripeto, almeno ex ante, cioè nei nostri desideri, perché post la questione è abbastanza seria. Un tema che però non posso trascurare, perché sennò poi rischiamo di dare una visione favolistica della finanza pubblica e rischiamo di sorprenderci, è che quando noi diciamo che la manovra è espansiva, facciamo il confronto... Tra, eh, due, eh, tra due documenti, tra due pezzi di carta. Cioè il deficit programmatico, che è l'obiettivo di adesso, e il deficit tendenziale, che è quello che c'era qualche, qualche tempo fa. E quindi, vedete, ci sono... Quattro decimi di deficit in più, che sono quei 6 miliardi che, che prendiamo come, come, come maggiore debito e li mettiamo nell'economia. Però voi sapete perfettamente che l'economia, che le persone non cambiano idea semplicemente perché si leggono due documenti e dicono: Ale, ci sono. 4, ci sono 6 miliardi di, di, di spese in più la verità è che io oggi guardo a quello che ho in tasca e i miei comportamenti li baso su quello che ho in tasca quando poi faccio il confronto col 2014 se nel 2014 avevo più soldi spendevo di più nel 2014 e cioè, spendo di meno adesso che non di meno il deficit del 2014 stava a 3 ora stiamo passando a 2,6 dal punto di vista rigoroso, logico, tecnico la manovra non è espansiva purtroppo drena risorse dal settore privato al settore pubblico. No, noi dobbiamo fare il confronto con la realtà, non con la fantasia. Vado al, alla questione eh, delle clausole di salvaguardia e dell'IVA. Io non voglio essere né polemico né avere una visione negativa, però, in questa legge di stabilità c'è scritto che tra il 2016 e il 2018 l'IVA nella classe 01 cioè al 10% passa al 13 con un incremento di aliquota del 30 dal 22 passa al 25,5 e mediamente spalmato su tutto si passa dal 15 al 18 è un incremento di imposte inedito nella storia del nostro paese non c'è mai stato se vi guardate la storia dell'IVA negli ultimi 40 anni non hanno mai avuto incrementi di questo genere mai questi incrementi ammontano cioè, il Governo si aspetta di prendere da, questi, da queste maggiori aliquote qualcosa come 25 miliardi in più tra il 2018 e il 2015. 25 miliardi in più. Questi, questi incrementi di aliquote produrranno quasi certamente, anzi, certamente, una riduzione dei consumi rispetto alla loro evoluzione tendenziale. Io non ricordo mh, di, eh, aver visto, eh, di aver mai visto un progetto di incremento di pressione fiscale sempre con il criterio della clausola di salvaguardia così importante. Ci sono altri eh, 4, 7, 7 miliardi 2016, 2017 e 2018 di un'altra clausola di salvaguardia. Qui rischiamo di dover pagare in tre anni, tra il 2016 e il 2018, se non riesco a tagliare la spesa pubblica, 71 miliardi di imposte in più. Finisco. Questi sono, non sono elaborazioni dell'ufficio studio, ma queste sono le cose che sono scritte nelle leggi e noi non possiamo fare finta che non siano scritte. Perché bisogna anche domandarsi, eh, dove ritroviamo 71 miliardi in un triennio? Non stupiamoci come abbiamo fatto all'epoca del, del bonus. No? Che poi mh, non succede granché, non c'è quello shock. Perché mentre per diciamo per le istituzioni stupirsi o non stupirsi è una cosa che tutto sommato è marginale, anzi riempie di contenuti quello che uno dice nei talk show. Per i cittadini e per gli imprenditori il problema delle maggiori imposte implica molto spesso di essere borderline sulla sopravvivenza del, dell'azienda eh, e quindi sulla propria sopravvivenza. Questa è una chart che avete già visto, ma ve la ripeto perché conviene ricordarla sempre. Qui abbiamo eh, tantissimi paesi e, li, e abbiamo un, uno, scatter, un, uno scatter in cui. Ogni paese è posizionato in base alla riduzione o alla crescita della pressione fiscale che ha avuto storicamente negli ultimi vent'anni circa e eh, l'abbiamo incrociata con la crescita. Vedete che quando la pressione fiscale scende, cioè a sinistra avete disegni meno, abbiamo un'associazione con una crescita elevata eh, o positiva, eh, quando la pressione fiscale, dove la pressione fiscale storicamente è aumentata la Crescita è stata inferiore. Dietro questo grafico ci sono tantissime, tantissime questioni, ma rimane un fatto che o noi intraprendiamo quel percorso che aveva indicato anche, che indicato anche il Presidente Sangalli, di forte, decisa riduzione netta della pressione fiscale. Che non vuol dire soltanto le tax expenditure, come diceva Casero alla fine, perché quelle, se valgono 200, 220 miliardi, scusate, sono 220 miliardi che comunque sono reddito disponibile. Noi abbiamo bisogno di spostarci a sinistra in questo grafico. Se ci spostiamo a sinistra ci possiamo anche spostare in alto, cioè con una crescita maggiore. Ne abbiamo bisogno, mi auguro, che qualcuno decida di intraprendere senza indugge e senza paura questo percorso. Grazie. E potevamo fare a meno della doccia tradizionale fresca del direttore Mariano Bella. Io credo che eh, la consapevolezza e la conoscenza siano in realtà la base per qualsiasi tipo di considerazione possa essere fatta a posteriori. Oh, ora entriamo nel, nel merito delle nostre nel profondo delle nostre cose. Lo facciamo con. Eh, gli ultimi due interventi è previsto un altro intervento istituzionale del eh, sottosegretario Ferri che stiamo attendendo che ha già annunciato sarebbe arrivato nella tarda mattinata. Noi proseguiamo nel nostro programma e lo facciamo con eh, un'analisi che è stata condotta da Confida, quindi ringraziamo il, il dottore Volvi e il dottor Lazzari che ci farà la presentazione. Sullo Stato, diciamo, nel mondo della, eh, degli strumenti di controllo e la tassazione nel vending, per capire poi come si collocherà la nostra posizione di confida rispetto a questo tema, e, ed anzi le conclusioni poi saranno credo abbastanza importanti perché. Eh, non è soltanto, vedremo che la posizione italiana potrà non essere soltanto italiana, ma addirittura potrà essere uno spunto estremamente importante anche per gli altri Stati. Direttore, a te la parola. Perfetto, grazie Presidente. Ecco, il discorso dei controlli delle consumazioni dei nostri distributori automatici non è un fatto nuovo. Vi ricordate, nel 2008 abbiamo avuto un precedente. Che ci ha visti da un lato spiazzati e dal lato impreparati. E come associazione, abbiamo fatto un percorso eh, per il quale volevamo avere un obiettivo, diciamo così, di maturità di, e di anche capacità, vale a dire quello di andare a prefigurare un tipo di soluzione che ci consentisse di non subire soluzioni di altri che potessero essere o impraticabili o comunque costosissime. E pertanto la Commissione fiscale presieduta dal dottor Tartaro ha portato avanti circa un anno uno studio, un approfondimento e una proposta che poi lui andrà a esplicitare. Ecco, in questo accompagnamento eh, si è posta una domanda, ma come succede in tutti gli argomenti che si affrontano solitamente quando non sono argomenti solamente nostri, ma gli altri cosa fanno nel, nel mondo, cosa fanno in Europa? E allora, come ha introdotto bene il Presidente, ci siamo un po' guardati fuori e attraverso e con la collaborazione del Dottore Volvi eh, abbiamo interpellato le nostre associazioni nazionali. Abbiamo dei colleghi eh, che, sono, diciamo, che presidono il territorio eh, delle singole eh, nazioni, chiediamo loro che cosa succede, e come vivono loro questa eh, situazione. E noi l'abbiamo fatto. Eh, Subito guardando un po' eh, quello che può essere fuori dai nostri confini europei, vale dire, cominciamo da dove il vending è molto diffuso, dove ha un radicamento capillare, diffuso, vale dire dove, dove sono punti anche di riferimento. Abbiamo visto dagli Stati Uniti e eh, ci dicono che attualmente non c'è una specifica regolamentazione relativa al vending. Eh, L'amministrazione non ha neanche intenzione... Di andare a prevedere forme elettroniche di controllo. Insomma, voglio dire, eh, qui teniamo conto anche di situazioni culturali. Eh, voglio dire, sappiamo negli Stati Uniti che, adesso per carità, consentitemi l'esasperazione, la mafia, i mafiosi sono stati presi per evasioni di tipo fiscale e tributario. Quindi, voglio dire, c'è tutta una, una cultura per cui, come nel Paese anglosassini non c'è il diritto che abbiamo noi, così di stampo napoleonico, ma c'è la common law, e voglio dire, ci sono costruzioni. Però questa è la situazione che c'è negli Stati Uniti. Per quanto riguarda il Giappone, che sappiamo il Giappone è, è la patria, voglio dire, ogni angolo che ti muovi c'è un distributore automatico, al pubblico, più al pubblico che non al privato. Ecco, anche qui non esiste una legislazione specifica, e anche il vending, come ogni altro diciamo, business, eh, dovrà seguire le pratiche comuni e quindi non c'è una, una situazione così diciamo, di esigenza capillare di andare a controllare i singoli distributori con strumentazione di tipo tecnologico. Allora facciamo il balzo in Europa, ecco, vediamo che cosa succede nei singoli paesi e qui c'è una realtà abbastanza simile a quello che abbiamo visto prima ma che è in movimento. Ecco, in Austria non esiste una legislazione specifica e l'abbiamo già ripetuto per gli Stati Uniti e per il Giappone, anche qui eh, il settore del vending si comporta come ogni altro settore business ai fini eh, della fiscalità e delle, e delle tasse. Vediamo eh, la Francia, ecco le aziende devono tenere un registro dei corrispettivi, come da, da noi. E come altro settore business, ogni azienda del vending deve dichiarare i propri redditi al fisco ogni anno. La Germania, ecco, la Germania e le aziende annotano i corrispettivi periodicamente su apposito registro. Ecco, negli ultimi anni l'autorità fiscale sta procedendo all'introduzione della raccolta dei dati di vendita con supporto elettronico per molti settori commerciali, ma non ancora per i venditi. Però entro fine anno è attesa una specifica normativa del vending. Devo dire per la verità che qualcosa anche in Francia sembra che si muova, in Germania eh, mi pare di aver capito che si stanno prenotando per un discorso di questo tipo. La Polonia, ecco le aziende effettuano un'autodichiarazione mensile, addirittura ecco autodichiarazione mensile, questo mi sembra un po' dire, molto, molto, molto serio, o trimestrale sui ricavi da inviare all'autorità fiscale. Eventuali controlli da parte dell'autorità fiscale sulla coerenza dei ricavi dichiarati avvengono mediante verifica delle fatture di acquisto. Nessuna previsione normativa oltre la siepe o a breve. La Spagna non c'è obbligo di tenere un registro dei corrispettivi. Si comunica l'imponibile alla fine di ciascun anno sulla base dei dati bancari, questo per i piccoli operatori, e con il supporto invece di dati raccolti con i software gestionali. Di solito computer o Vega, per le aziende più strutturate. Ecco. Poi queste informazioni non vengono inviate all'autorità eh, fiscale, ma devono essere conservate per eventuali verifiche, comunque. Per quanto riguarda la Russia, la normativa fiscale non prevede l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi, l'autorità fiscale accetta le autodichiarazioni, anche qui sui ricavi effettuati dalle aziende. È prevista una tassa fissa annuale per ogni distributore automatico eh, installato, quindi hanno tagliato un po' la testa al toro, eh, si paga un contributo e via. La Svezia non esiste una legislazione specifica per i distributori automatici e quindi anche qui come ogni altro settore business. La Romania, ecco, anche qui non esiste nessun eh, alcun obbligo per il gestore di tenere un registro dei corrispettivi. Il controllo dell'autorità fiscale avviene sulla base dei dati rilevati attraverso il contatore delle vending del vendi machine oppure attraverso la registrazione dei movimenti del magazzino In e Out. Un anno fa il Ministero delle Finanze Romeno ha comunicato all'Associazione Vending Romena l'intenzione di procedere alla predisposizione di una metodologia per la rilevazione elettronica dei dati fiscali, appunto dai distributori automatici, chiedendo un contributo tecnico. Alla, da parte dell'associazione per un'ipotesi di soluzione. La cosa poi si è fermata lì, non è più andata avanti e non abbiamo eh, tipo di aggiornamenti eh, da segnalare. Eh, la Gran Bretagna non esiste una legislazione specifica per i distributori automatici e come in altro settore business ci si muove. L'Ungheria, ecco qui eh, vediamo un po'. Rallentiamo il tono di voce. Ecco, la normativa fiscale non prevedeva l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi. L'imposizione fiscale avveniva sulla base di un'autodichiarazione mensile di ricavi. E qui è cambiato. Ecco, dal 1 gennaio al 31 marzo 2015, registrazione su portale governativo di tutte le vendite in machine e quindi una tassa, chiamiamola così, un contributo di 100 euro per macchina. A seguire è prevista l'installazione di una black box su ogni vending machine collegata online con l'autorità fiscale. Poi ogni considerazione la facciamo dopo questa carrellata. La Bulgaria è stata inserita una fiscal box all'interno delle vending machine sulla precedente esperienza relativa ai registratori di cassa che sono collegati online al server del, del loro Ministero delle Finanze. La procedura è stata presa a riferimento ed estesa ai distributori automatici. Ogni vendita ha un codice univoco che viene inviato al server dall'autorità fiscale. Ecco, quindi, se noi vogliamo dare una mappatura di com'è la situazione tra restrizioni, tra applicazioni tecnologiche piuttosto che, diciamo, un sistema di tipo più tradizionale, ecco, vedete i bollini verdi rappresentano le situazioni che hanno diciamo così un minore appesantimento dal punto di vista delle applicazioni gestionali e quant'altro. Vedete il, il bollino giallo e il bollino rosso ecco, che rappresentano le più recenti evoluzioni. Eh, C'è da dire, lo anticipo, una considerazione che avrei potuto fare dopo. Eh, teniamo conto che con tutto il rispetto e con tutta l'affezione che possiamo avere per i paesi dove il vending è emergente, abbiamo numeri contenuti in questi paesi, in Ungheria e in Bulgaria, per cui l'impatto è decisamente diverso rispetto alle nazioni in cui il vending ha ormai una tradizione di 50 anni, un radicamento diffuso e quindi questo significa tutte altre situazioni. Ecco, allora facciamo subito e completiamo un po' questa mia comunicazione, che era semplicemente uno sguardo per introdurre poi invece la, la comunicazione più corposa, più, la comunicazione più significativa di questa giornata, è che in Europa la trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni dai distributori automatici è una questione recente, fatto salvo poi l'Italia del 2008 e in quanto voglio dire anche all'epoca avevamo sostenuto presso l'amministrazione le difficoltà di andare ad applicare una normativa di quel tipo. Oggi eh, le tecnologie fanno miracoli, fanno evoluzioni e fanno innovazione da un giorno all'altro con una velocità spaventosa, per cui in questi anni, oggi nel 2014, diciamo che le tecnologie da diciamo, applicarsi ai distributori automatici per un ricavo di certezze su, 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 sulla, diciamo, sulle acquisizioni da distributore automatico, diciamo che ci sono e quindi non possiamo negare queste, queste conoscenze tecnologiche. C'è ecco, però da considerare, abbiamo visto, ehm, che c'è un approccio molto pragmatico da parte delle amministrazioni dei singoli stati, eh, per cui abbiamo visto la mappatura, eh, la grande prevalenza dei bollini verdi rispetto al bollino giallo o al bollino rosso e comunque diciamo che c'è anche un'attenzione a un confronto con le associazioni, questo è molto importante e anche per andare a costruire delle soluzioni che siano oltremodo pertinenti a quelle che eh, sono le specificità del settore. Quindi la richiesta delle associazioni nazionali, che abbiamo raccolto dai colleghi e condivisi con i colleghi, è quella che, d'accordo, le tecnologie oggi ci sono, d'accordo, qualche diciamo, stato va vale a agiferare in una determinata direzione, l'importante è che a fronte di una richiesta di certezza dei dati, e ci sia però un campo applicativo che, sia una, eh, che rispetti le esigenze delle imprese sull'economicità delle applicazioni, sulla economicità anche del funzionamento e sulla facilità anche di questo funzionamento di sistema e quindi ne assicura la funzionalità ad un costo diciamo, compatibile con quello che è quello diciamo, relativo ai distributori automatici. Noi non siamo la grande distribuzione per soluzioni che riguardano la grande distribuzione, sono logiche completamente diverse, economie completamente diverse, siamo fuori dalle logiche delle eh, slot machine delle, delle, che ci sono nelle sale giochi che rispondono a tutt'altro criterio e quindi l'importante è che ci sia una coerenza tra i costi e soprattutto la, diciamo, la compatibilità d'impresa. Ecco, Confida, eh, grazie al patrimonio di competenze che arrivano da rappresentare l'intera filiera, noi abbiamo tutta la filiera, abbiamo le tecnologie, abbiamo quindi eh, poi i gestori, e quindi questo eh, fa sì che eh, come associazione è la più titolata a rapportarsi, a relazionarsi con il Ministero, con l'amministrazione fiscale rispetto ad altre soluzioni che potrebbero, qualcuno potrebbe pensare di portare avanti. E voglio dire, non si capisce perché, e spero proprio che non avvenga, ma nel passato c'è stato il rischio, che voglio dire, non si usufruisca delle competenze di un'associazione, di, un di un settore, che, per delle soluzioni che lo riguardano. E questo, francamente, vabbè. però, pensiamo che questa volta non ci sia ecco, una ripetizione. Ecco, quindi in questo senso, e quindi vado a concludere questa mia diciamo, comunicazione, è il fatto che se questo dovrà avvenire, perché c'è una legge che ha determinati termini, e comunque la soluzione che potrebbe venire dall'Italia, in un'ottica di collaborazione tra pubblica amministrazione e associazione, e potrebbe essere anche un modello in Europa. Noi non vogliamo ingerirci negli altri Stati eh, così, ma loro avranno i loro tempi, avranno le loro modalità, però io penso che come patrimonio di soluzione certamente quello che potrà uscire da Confida e dalla pubblica amministrazione sarà certamente un, una risposta molto, molto adeguata al settore. Grazie.